A Milano ci sono in particolare tre location in cui io ho operato maggiormente e che sono tra le mie preferite, e sono tutte e tre nella zona di Milano Est, e sono il Parco Forlanini, il Parco Lambro e il Parco Indro Montanelli, che in realtà è un po' più verso il centro di Milano, in zona Porta Venezia. Partendo dal Parco Forlanini, è una location che ho potuto riscoprire appieno nel lockdown del 2020, proprio perché è una location vicina al luogo in cui abito. Qui ho potuto proprio riscoprire un parco interessante a livello fotografico, ricco di scorci, ricco di spunti, ricco di alberi particolari da fotografare che possono fare da sfondo. C'è un laghetto interno artificiale, ci sono per esempio attorno salici che possono essere utilizzati per ricreare dei bellissimi sfocati all'interno delle fotografie, per far giocare i bambini o le famiglie, e anche per le fotografie maternity. Oppure ci sono determinati scorci che possono assumere grandissima importanza e diventare molto interessanti a livello fotografico da poter esplorare. Un altro aspetto positivo del Parco Forlanini, prettamente logistico e tecnico, ma veramente fondamentale, è che presenta tantissima possibilità di parcheggio, che a Milano non è scontato, per cui al suo interno avrà un parcheggio a cui ci si può arrivare da via Corelli, per esempio, ci si può parcheggiare davanti al centro sportivo Saini, oppure raggiungere la via Salesina, che è la via invece un pochino più nascosta, che però arriva direttamente all'interno del parco praticamente. Questo è molto utile come arrivo soprattutto per le donne in gravidanza tra l'ottavo e il nono mese, che devono fare un servizio fotografico e necessitano comunque di camminare magari poco, soprattutto se siamo nel periodo estivo, di sudare poco per presentarsi molto bene all'interno della fotografia, e quindi diventa fondamentale. Parlando invece del Parco Lambro, è sempre un parco che rimane molto selvatico, rimane quello sicuramente più accessibile rispetto ad altri. Al suo interno c'è il fiume Lambro che scorre, per cui è molto utile nel momento in cui si vogliono avere degli scorci con l'acqua sullo sfondo, oppure quando è necessario fare delle riprese con dell'acqua che scorre, fare delle riprese in cui magari ci sono dei performer che fanno determinate cose sull'acqua. La sua peculiarità però rimane il fatto di poter, diciamo, lavorare su livelli. Si può giocare molto di più, per esempio, con le profondità, proprio perché al suo interno troviamo quelle che sono le colline. Un set molto interessante al Parco Lambro che a me piace molto è il set relativo allo skate park. Lo skate park è un luogo veramente molto suggestivo. Non sembra a volte di essere a Milano, è un po' un melting pot, ci sono varie culture che si vengono a intrecciare, è molto divertente quando si vanno a fare delle riprese, degli shooting, delle fotografie con sportivi, vedere sullo sfondo comunque tutto questo movimento, tutta questa dinamica che può andare ad arricchire molto la scena. Parlando invece dell'ultimo parco, è il Parco Indro Montanelli, sicuramente più cittadino perché sta all'interno della città di Milano, in corso Buenos Aires, zona Porta Venezia. È un parco facilmente accessibile a tutti, si può arrivare in metropolitana oppure con il tram, con i bus, però dall'altra parte chiaramente è meno accessibile se si arriva in macchina, proprio perché siamo all'interno della città di Milano. Per cui soprattutto Corso Buenos Aires è una delle vie più trafficate della città, per cui mi sento di sconsigliarlo nel momento in cui si prevede di arrivare in macchina, si prevede di avere magari tanta attrezzatura dietro, proprio perché può essere un pochino più scomodo. L'aspetto positivo è che offre sicuramente degli spunti e degli scorci interessanti anche qui. Altro aspetto negativo però è che, essendo così interno alla città, sarà sicuramente più affollato solitamente degli altri. Il Parco Indro Montanelli è un set che ho utilizzato molto negli anni passati, soprattutto per realizzare fotografie relative alla crew yoga durante le jam session che si tengono all'interno del parco, e è molto interessante vedere i praticanti che si uniscono fra di loro, giocano fra di loro. C'è una parte di rocce molto interessante da fotografare, che in determinati momenti dell'anno, in determinati orari, prende proprio dei colori molto interessanti. Anche qui abbiamo uno
uno specchio d'acqua che quindi può aiutare, ci sono però tante recinzioni proprio per non far avvicinare all'acqua, quindi rimane un pochino meno selvatico come situazione. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Se volete lasciarmi nei commenti invece qualche approfondimento su altre location naturali a Milano che conoscete, ma anche in altre città d'Italia o luoghi d'Italia, assolutamente ben accette. Intanto ci vediamo al prossimo video.